Intanto perché due savonesi hanno, possiamo dire, riscoperto questo lavoro di Pertini sulla cooperazione, di cui si aveva notizia ma si temeva fosse andato perduto il materiale durante la grande alluvione di Firenze. E quindi siamo partiti da lì. Due savonesi ritrovano questo lavoro sulla cooperazione e quindi la curiosità di andare a vedere che cosa il presidente aveva scritto e il desiderio di rendere onore anche a un grande savonese, perché come diceva lei in apertura, forse Savona negli anni è stata un po' avara con questo suo straordinario concittadino. La speranza che l'esempio di Pertini, uomo delle istituzioni, ma esempio luminoso, diciamo così, di politica come servizio, possa essere un esempio utile anche nei giorni difficili che il nostro Paese sta attraversando. E l'ambizione, come movimento cooperativo, di contribuire alla costruzione di un pensiero sulla prospettiva del nostro paese che sappia finalmente essere un pensiero di lungo periodo, non legato solo al quotidiano, ma sappia essere progetto, saprà essere visione e restituire speranza e ottimismo agli italiani, come quella classe dirigente che ha ricostruito il paese ha saputo fare in anni estremamente difficili. Di sicuro la situazione di adesso non è paragonabile a quella di allora. Ma un paragone si può fare perché la situazione del 1924 era una situazione in estremo movimento, una situazione di estrema mobilità anche dal punto di vista elettorale. Erano appena state le elezioni con la legge Acerbo e il quadro politico si era ridefinito e ridisegnato in una maniera allora imprevedibile come adesso. Poi Pertini in quel periodo aveva interessi politici ovviamente di orbita socialista. Era contrario al massimalismo che veniva proposto sia da una parte del Partito Socialista che dal Partito Comunista e quindi non si fidava, diciamo, delle derive né di un tipo né di un altro. Altre sono le motivazioni, altre sono le persone. Di sicuro questa situazione in movimento può indurre dei paragoni che però storiograficamente non sono utilizzabili. Ma forse le sue letture che affondavano nella Rivoluzione francese avrebbero costituito per lui forse un motivo di confronto con l'altro periodo storico in cui i cittadini si definivano tali.